Buongiorno ragazzi, eccoci tornati sul mio canale YouTube con un nuovo video. Oggi parleremo di una notizia estremamente interessante che riguarda due degli argomenti che a me emozionano di più per quanto riguarda il mondo astronomico-cosmologico. E per chi non mi conoscesse e fosse arrivato per la prima volta sul mio canale, mi presento, sono Virginia Benzi, sono laureata magistrale in fisica delle interazioni fondamentali, mi sono laureata l'anno scorso con una tesi sulla materia oscura, infatti ecco perché considero questo argomento estremamente interessante e da un annetto circa un anno e mezzo mi occupo di divulgazione online e offline. Oggi andiamo a studiare una delle novità più interessanti, come vi dicevo, nel panorama cosmologico astronomico, perché parleremo di uno studio che cerca di rispondere a una domanda che da tempo attanaglia i fisici e che riguarda proprio i buchi neri, alcune tipologie di buchi neri, in particolare i buchi neri super massicci. Quindi cominciamo. Se tra i resti dei dinosauri trovaste anche una macchina d'epoca, di sicuro sareste confusi, disorientati, e questa credo sia un po' la sensazione che hanno provato alcuni scienziati che hanno osservato lo spazio profondo. Perché questo? Perché noi sappiamo che quando osserviamo lo spazio, vediamo gli oggetti celesti come erano nel passato, non di certo come sono oggi. In particolare, più guardiamo lontano nello spazio, più guardiamo indietro nel tempo. Questo perché la luce che è stata emessa da questi oggetti celesti, che è la principale fonte di informazione per quanto riguarda lo spazio che ci circonda, viaggia a una velocità finita, in particolare a 300.000 km al secondo, circa 300.000 km al secondo. Questo vuol dire che ogni secondo percorre 300.000 km, che per le nostre scale è tantissimo, ma per quanto riguarda le scale dell'intero universo, le scale spaziali dell'intero universo, è davvero, davvero poco. La luce quindi avrà bisogno di tempo per raggiungerci, e più un oggetto si trova lontano da noi, più lo spazio che questa luce dovrà percorrere sarà elevato. Per farvi capire meglio, vi faccio un esempio. Considerate che la luna che vediamo nel cielo tutte le notti la vediamo come era circa 1,3 secondi prima, perché la luce ha bisogno di 1,3 secondi per riuscire a percorrere lo spazio che separa appunto la Terra dalla luna. Il nostro sole, che vediamo tutti i giorni in cielo, lo vediamo come era 8 minuti prima, proprio perché la luce che il sole emette ha bisogno di 8 minuti per raggiungere la superficie del nostro pianeta. Potete fare questo giochino con tutti gli oggetti celesti che si trovano nell'universo. E per farvi capire le enormi distanze in gioco, prendiamo per esempio Andromeda, che è la galassia che si trova più vicino alla nostra galassia, la Via Lattea. Noi vediamo Andromeda com'era 2,5 milioni di anni fa, perché si trova lontanissimo da noi e la luce ha avuto bisogno di 2,5 milioni di anni per raggiungerci. Capite bene quindi che tutte le osservazioni che facciamo dello spazio, dell'universo che ci circonda, devono essere coerenti con i modelli cosmologici che descrivono l'evoluzione del nostro universo. Di conseguenza, se vediamo un oggetto a miliardi di anni luce da noi, ci aspetteremmo di osservarlo non come è oggi, ma come era miliardi di anni fa. Ciò che hanno osservato gli scienziati, gli astrofisici, guardando così indietro nel tempo, è stato qualcosa di stupefacente. Si sono imbattuti in bestioni enormi galattici, che si chiamano buchi neri supermassicci. Di per sé non sarebbe un problema, ma questi buchi neri supermassicci sembrerebbe che si siano formati pochissimo tempo dopo il Big Bang. Ad esempio, è stato trovato un buco nero supermassiccio con una massa un miliardo di volte la massa del nostro sole, al tempo in cui l'universo aveva solo mezzo miliardo di anni. E perché dovrebbe essere strana questa cosa? Beh, perché un buco nero supermassiccio ha bisogno di molto tempo per formarsi, per diventare così grosso. E la presenza di questi oggetti in quella tenera età del nostro universo, diciamo che confonde un pochino. Ad oggi conosciamo diverse tipologie di buchi neri stellari, buchi neri supermassicci, buchi neri primordiali, che sono solamente teorici perché non sono mai stati rilevati sperimentalmente, e quelli che conosciamo meglio sono i buchi neri stellari, che si originano dopo il ciclo di vita di una stella. In particolare, i buchi neri stellari nascono dalla morte di una stella abbastanza massiva, che quando conclude il suo ciclo di vita si trasforma appunto in un buco nero. Per fare ciò, però, c'è bisogno di tempo, perché una stella deve compiere tutti i suoi stadi. L'evoluzione stellare è un processo attraverso il quale una stella nasce, vive e muore, e tutto inizia con una nube di gas e polveri nello spazio che viene chiamata nebulosa. A causa della gravità, questa nube collassa su se stessa, formando una protostella. Se la protostella ha abbastanza massa, la pressione e la temperatura del suo nucleo diventano così elevate da innescare la fusione nucleare, convertendo l'idrogeno in elio, e questo processo segna l'inizio di una stella. La stella trascorre la maggior parte della sua vita nella cosiddetta
cosiddetta fase di sequenza principale, durante la quale mantiene un equilibrio tra la forza di gravità, che tende a farla collassare, e la pressione della fusione nucleare, che invece tende a farla espandere. E le stelle come il nostro Sole rimangono in questa fase per miliardi di anni. Quando il combustibile nucleare del nucleo si esaurisce, la stella lascia la sequenza principale. Se una stella di piccola o media massa come il nostro Sole si espanderà in una gigante rossa e successivamente espellerà i suoi strati esterni. Il nucleo residuo poi si contrarrà e diventerà una nana bianca destinata a raffreddarsi lentamente nel tempo. Tuttavia, per le stelle massive la fine è molto più violenta. Dopo aver bruciato gli elementi più pesanti fino al ferro, la stella subisce un collasso catastrofico del nucleo che porta a una supernova, cioè un'esplosione estremamente energetica. Se il nucleo residuo dopo l'esplosione è sufficientemente massiccio, la gravità diventa così forte che il nucleo collassa in un cosiddetto buco nero, che è un oggetto incredibile, con una forza gravitazionale così intensa da non riuscire a far scappare neanche la luce. E nel punto dello spazio-tempo in cui si è formato un buco nero si dice che la densità sia infinita. Questa è la tipologia di buchi neri che ad oggi riusciamo a comprendere meglio, a studiare meglio, ma la massa di questi buchi neri stellari non è assolutamente comparabile all'altra tipologia di buchi neri che invece ci lasciano ancora molti dubbi, che sono appunto i buchi neri supermassivi. Questi buchi neri hanno masse enormi e alcuni di questi si possono trovare al centro di alcune galassie. Ad esempio, nella nostra galassia, la Via Lattea, si trova il buco nero chiamato Sagittarius A asterisco, che è stato fotografato qualche anno fa e che ha una massa di più di 4 milioni di masse solari, quindi sono oggetti incredibilmente grossi. La loro origine, come vi dicevo, è molto più confusa rispetto agli altri buchi neri, perché sono talmente tanto grossi che è difficile immaginare un processo di formazione. Qualcuno crede che si siano formati da buchi neri più piccoli, quelli che nel corso del tempo hanno ingurgitato altra materia, altra radiazione, e grazie a questo si sono ingranditi sempre di più. Se questo fosse vero, però, il tempo per la formazione di questi vessioni sarebbe molto molto elevato, ed è per questo che alcuni scienziati storcono il naso sulla presenza di buchi neri supermassicci nell'universo tra virgolette primordiale, perché il processo di formazione avrebbe dovuto richiedere più tempo. Da quando è stato lanciato nello spazio il telescopio spaziale James Webb, ha già fatto delle osservazioni che stanno lentamente cambiando la nostra comprensione del cosmo, e questa è proprio una di queste osservazioni che ci stanno un po' facendo mettere in dubbio tutto ciò che sapevamo riguardo ai corpi celesti e al cosmo. Ma questi scienziati non si sono fatti intimorire da queste osservazioni e ad oggi hanno pubblicato uno studio in cui forniscono una spiegazione alternativa per l'origine di buchi neri supermassicci trovati in tempi così vicini al Big Bang, e questa soluzione, indovinate un po', è proprio la materia oscura. La materia oscura è un'altra di quelle cose, diciamo, che lascia un po' stupefatte gli scienziati, perché se immaginiamo una torta, questa torta è la composizione totale del nostro universo, che comprende materia ed energia, e suddividiamo questa torta nelle varie componenti che appunto compongono l'universo, possiamo immaginare che soltanto il 5% di materia e energia presente oggi all'interno dell'universo è materia ordinaria, materia che noi oggi comprendiamo, osserviamo, che è quella materia composta da particelle che formano i pianeti, le stelle, noi in quanto esseri umani, ok? Però vi rendete conto che il 5% è pochissimo. Osservazioni e modelli teorici ci suggeriscono che esiste un'altra grande fetta di materia, che ad oggi noi non sappiamo bene che cosa sia, che si chiama appunto materia oscura, che potrebbe essere composta da particelle che ad oggi non sono ancora state rilevate, che hanno caratteristiche speciali. Questa materia oscura dovrebbe comporre addirittura il 25% della composizione totale del nostro universo, ed è tantissimo. Vi renderete conto da soli che queste cifre non sono assolutamente comparabili, di conseguenza ciò che conosciamo del nostro universo è veramente poco. Poi rimane questa enorme fetta che sembrerebbe comporre la maggior parte del nostro universo, di cui oggi non parleremo, che magari qualcuno di voi l'ha già sentita, si chiama energia oscura e compone addirittura il 70% dell'intero universo, ed è la responsabile dell'espansione accelerata dell'universo. Ecco quindi che questo studio incorpora due delle cose, diciamo, meno conosciute
che ci circondano i buchi neri supermassicci e la materia oscura. Ma in che modo questa nuova forma di materia potrebbe in qualche modo spiegare l'evoluzione e la formazione dei buchi neri supermassicci? Questo team di scienziati ha supposto che una nuvola di gas potrebbe collassare e creare direttamente uno di questi bestioni, così da evitare di dover aspettare tutto il processo di formazione stellare di cui abbiamo parlato prima, che richiederebbe miliardi di anni. Il problema di questa soluzione alternativa però è che questa nube di gas si raffredderebbe troppo in fretta e quindi le zone più dense non sarebbero sufficientemente grandi da formare addirittura buchi neri supermassicci, ma soltanto stelle. E da qui gli scienziati hanno spremuto le meningi per trovare una soluzione geniale, che è proprio quella di ipotizzare la presenza di materia oscura nell'universo primordiale. Abbiamo detto che supponiamo che la materia oscura possa essere composta da particelle che non abbiamo ancora rilevato. Ebbene, questi scienziati hanno studiato dei processi in cui queste particelle che non abbiamo ancora scoperto potrebbero decadere ed emettere energia, e in particolare hanno calcolato che questa energia sarebbe sufficiente per mantenere la nube di gas riscaldate per più tempo, in modo tale appunto che si riesca a condensare più materia per far sì che esse diventino sempre più grandi ed avere le dimensioni sufficienti per poi collassare e dare origine direttamente a questi buchi neri supermassicci. Come al solito, questa è un'ipotesi teorica che non è ancora stata convalidata a livello sperimentale. Siamo sempre alla ricerca di soluzioni innovative da testare attraverso gli esperimenti, ma io credo che sia estremamente, estremamente curiosa, soprattutto perché apre una finestra, apre una porta su uno degli argomenti più dibattuti degli ultimi decenni. Io spero di avervi spiegato nel modo più semplice e chiaro possibile questo nuovo paper che è uscito appunto da poco. Vi ricordo che se aveste richieste potete farmele nei commenti o su Instagram. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace, perché mi aiutate tantissimo a fare girare il mio canale, e se foste nuovi potete iscrivervi cliccando sul tasto qui sotto. Per oggi è tutto, ci vediamo come al solito sugli altri social, Instagram, TikTok, per le news quotidiane, per i reel. Il 17 settembre uscirà il mio libro, e quindi nel frattempo potete leggere quello se non dovessi più riuscire a pubblicare video qua per queste 2 settimane. E niente, vi abbraccio tutti tantissimo, vi mando un bacione, grazie per aver guardato il video ed essere arrivati fin qua. Ciao!